No, mi sono divertito di più con Diddy, Mart, mi dispiace. Il secondo game che hai fatto quelle due cose, ho detto... No. Senti, Mart... Barile me l'ha fatto già 5-6 volte. Mart, fammi un favore. Mi vai a prendere una bottiglia d'acqua. Di che te manda Pingu. Sta morendo, poverino. Vabbè, scusa, anche il wall jump in down air. Zio fa, vabbè. Raga, io non so che dire. Io non sai so che c'è ancora due ore e mezza di tuo pod. Lo so, infatti devo un attimo riprendere il piano. Dinamirer a sinistra, Danzi a destra, player 1 e player 2, Danzi e Dinamirer. Uno con Sheik e l'altro con Ness, i soliti personaggi. Cosa hai da dirci su questi due? Anche se li conosco un po' meglio io. E il matchup è abbastanza di favore di Sheik, questo sono abbastanza sicuro. Sì. Però non ho mai visto giocare assieme. Va bene, quindi 27-37, il matchup è sì sicuramente a favore di Sheik. Io ti dirò, secondo me vedremo l'ennesima grand final Mart contro Sheik. Sì, Mart contro Danzi. Può darsi, però potrebbe tornare su dalla loser Dina, perché onestamente anche se Dina perde qua non penso che sia contro nessun altro. Secondo te nemmeno contro Mart Forever? No vabbè, Mart è il winner, intendo. Mart è il winner's finals. Okay. Intendo se perde non contro nessun altro. Il matchup è a favore dei Needles, scrive Loci. Penso sì. Un po' campionare proprio male su vuole. Però 71-73 comunque. Soprattutto il recupero di Ness. Se Sheik ci mette gli aghi in bouncing fish. Allora, queste percentuali, magari ancora un 20% in più, 30% in più. Il favorito è Ness, perché ha a disposizione una kill throw che però è abbastanza ignorante. Oh, ha provato la B, che qui no, però non ha connesso. Prova anche il side B. Poteva essere... bello! Bello! La regia ha aiutato. Come dicevo, però, se Sheik spazia bene, non dovrebbe mai esserci il grab battle. Cosa che invece adesso è successo, perché tanto sì, è sbagliato. Sì, sì. Comunque, 112 ancora a 0, quindi... più o meno Dinamirer, vediamo quanti danni riuscirà a prendere prima di farsi togliere lo stock. Sempre se se la fa togliere. Vediamo. Attenzione, prova la B, però troppo rischi. Probabilmente Dina avrebbe potuto punire lì. Vediamo. PK Fire che non va a segno. Attenzione ancora al Fair su Dines. Bello ancora questo Fair che però non uccide. Prova ancora Bouncy Fish. Bellissimo Danzi. Classico di Danzi, ci va sempre così in profondità. E quindi siamo di nuovo praticamente in situazione di perfetta parità. 4-5 F-Tilt. Poi interrompe con Nair per un 5. Sì. Probabilmente stava già andando per un dash club, però contro qualcuno che ha un air così veloce andrei con un fail, però vabbè. Attenzione, 57-20, arriva ancora la capocciata di Ness, 69-79, vediamo, grazie mille, arrivata l'acqua ragazzi. Beh, io non so come tu fai. Vediamo ancora il back throw. Così presto, strano. Io avrei fatto un back throw. Sì. No, ma ogni tanto ci ha già spiegato Loci, secondo lui, perché lo fa. Perché? Dopo ti spiego. Anzi, adesso vediamo un attimo come va a finire il match, perché siamo in una situazione abbastanza critica qui per Danzi. Però, come già detto, Danzi è un giocatore diesel. Nel senso che molto spesso... No, non va ancora. Perché, ecco appunto, secondo me, uno dei punti deboli di quella strategia, Upsmash. Upsmash, ma dove? Cioè, dell'utilizzare il backthrow in quella maniera, appunto, la situazione di stall in cui... arriva la pair che ottima mette quindi in una brutta situazione di Namirer. E siamo 1-0 per lui. Comunque, dicevo, il punto è... generalmente la scelta migliore è left throw. Sì. Ovviamente, quando si tratta di percentuali basse. Però a volte, per una questione di posizionamento all'interno dello stage, Dinamirer sceglie di fare back throw. Ok, ci sta, però erano al centro dello stage, quindi non sono molto convinto. Cioè, al bordo è assolutamente sensato. Tra l'altro contro Sheik, che ha un recupero, cioè probabilmente il recupero migliore del gioco, è difficile guadagnare stage control, mandarlo fuori. Comunque, match 2, Danzi 0, Dinamirer 1. Sceglie Dreamland 64 Sheik per counterare Ness. Secondo te? Ottima scelta. Probabilmente gli ha bannato Battlefield o Smashville. Sì, molto probabile. Sheikville, intendi? Sì, esatto. comunque c'è da dire che Smashville è un'ottima arena anche per Ness, appunto. Secondo me, io mi ci trovo molto onesta, bene. Sì, è abbastanza buona. Vediamo. 36-71. Prova il pivot grab che però non va. Vediamo.
Ancora il backhand da parte di Chic, vediamo. Fair disjointed di Dines, che ormai è l'incubo di praticamente tre quarti della community. Parte ancora il fair di Chic, anche questo. Anche esso, diciamo, tre quarti, incubo di tre quarti della community. Parte la B. Punish o vanish? Oh, bello bouncing fish. Classico di Lanzi, riesci sempre a metterlo. Comunque erano entrambe. Dovevi rispondermi entrambe. Entrambe, va bene. Va bene. Allora, parte ancora il fair da parte di Chic, ancora fair. Parte la presa, però non connette il bouncing fish. Va sul picket under con il bouncing fish, prende ancora qualche fair, attenzione al back air. Tenta la presa in avanti, il picket under che dà molto fastidio in questo caso a Chic. E comunque ha un 40% di danni buoni, di danni di vantaggio buono, attenzione! L'aveva provata, veramente bella cosa qua da parte di Dynamirror, che però non ha funzionato, peccato. 64%, prova ancora la B. Vediamo. Ci dà troppo bassa però. Vediamo. Para con un perfect shield qui il back air avversario, 104%. Chic rischia grosso ora in caso di posizionamento brutto per una back, per una back throw da parte di Ness. Arriva la pair da parte di Danzi. E ancora il back air per Chic. No, ha provato. Attenzione, 99 a 104. Comunque, appunto, come già detto, Danzi sta dominando. Sì, no, sta dominando. Più che altro si sta dimostrando sempre più un giocatore diesel, nel senso che comunque deve capire prima l'avversario. Oh, e dopo che l'ha capito, riesce anche a piazzargli dei B-stock come questo. Danzi 1, Dynamirror 1. Bello. Bello. L'avevo detto che sarebbe stato un match parecchio equilibrato. Sì, da un B assorbe il vanish. Sì, tra l'altro assorbe parecchia percentuale, penso. Buon 30%, buon 25%. Raga, l'acqua è ghiacciata. Però immagino, non sono molto convinto che faccia in tempo da Nadal. C'è la Marky Jean Crew qui. Nessuno mi ha detto niente, va bene. Ma dove? Ma esiste qualcuno della Marky Jean Crew? Sì, esiste la Marky Jean Crew. C'è pure Zuzu in Marky Jean Crew, ho dai. Ho capito, però c'è. Chi è venuto qua da Marky Jean Crew? Non lo so, c'è il Moro in Marky Jean Crew, ma che stiamo scherzando? No, infatti è bravissimo lui, però. Cioè, non so se fosse nessuno oggi. Comunque, final destination scelta in questo caso da Dynamirror. Ottima scelta. C'è contro Nanzi, che è una Chic che usa pochissimo gli Haki nelle neutral game. Sì. Per me è un'ottima scelta. Sì, infatti qui a Roma diciamo che quello che usa più gli Haki è Mark Forever come Chic. Sì. Diciamo, il gioco di Danzi è molto incentrato sulle throw, sulle combo. E su Bouncing Fish. Lui il Bouncing Fish piazza veramente bene. Legge veramente bene gli approcci. Logic che sta sempre a puntualizzare in chat. Che stai dicendo? C'è Cesar Diaz e in Marky Jean Crew, Logic. Comunque, arriva il picket under. Siamo 77 a 69. Questo match sembra già più alla pari per ora rispetto a prima. Sicuramente ha molto a che fare con la scelta dell'arena in questo sì, caso. Sì, assolutamente. Vediamo, però arriva. Sì, arriva la pair. Vediamo, credo che ci sia back throw, sì, infatti. E il picket under ancora a dar fastidio, davvero, davvero molto fastidioso il modo in cui Dina usa il picket under. Usa delle traiettorie tutte sue, insomma. Prova il back throw ancora, lo sta stallando. Cammina sul back air e quindi. Il back air è una mazzata di quelle brutte proprio, mamma mia. Scusa Pingu, me ne sono dimenticato. Prova! Ci ha provato qui in questo caso con l'up smash che però non connette. Si è preso un 8% di danni! E segue benissimo l'avversario con questo bouncing fish. Quindi riesce a far prendere a Dina solo un 8% che viene subito ripreso con 4 fair uno dietro l'altro. Prova il bouncing fish che viene punito dal Nair. Attenzione. 38 a 19, uno doppio dell'altro, diventa 23. Belli questi needle da parte sua. Attenzione, da un throw a pair. Ritorna in vantaggio quindi qui Chic. Ricordiamo che però a percentuale pari probabilmente Ness è quello messo meglio.
per colpa de, cioè per merito comunque della, sì, della le combo basse percentuali di Sheik sono finite, che sono la maggior parte del personaggio. Cioè diciamo che il, le kill tro, le kill combo di Sheik sono difficili da mettere, o comunque Sheik deve killa davvero a percentuali molto alte, mentre Ness con un 110% può sperare di killare di Apeir. E infatti arriva l'Apeir che ho appena chiamato. Dina Miller 2, Danzi 1. Ma veramente male, veramente male. Get out of here and watch Beast 6. No. Perché dovremmo? Perché dovremmo? Cioè, ma scusa, scusa, adesso per gruppo veloci dico, cioè Iza in top 32 e dopo, no, sono in top 32 al Beast 6. Cioè secondo te è un torneo migliore di quello che, di questo? Ma dai, ma dai. Va bene, seriamente, dai. Seriamente. Ah, Smashville, Sheikville. Buona arena anche per Ness, comunque, c'è sì, da dirlo. Sì. Perciò il counter potrebbe ritorcerglisi contro, vediamo. So, secondo me la scelta migliore sarebbe stata Battlefield, però forse ci ha vinto prima, non mi ricordo. Come? Secondo me la scelta migliore per Sheik contro Ness è Battlefield, però non lo so. Può essere. Comunque vediamo, intanto arriva il down throw che connette con i Fair, attenzione. 54-23. Bello questo backer da parte sua, attenzione. Ancora neutral air, parte il Piggy Thunder che va a sbattere sul palloncino, però ancora Fair, 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 di nuovo Fair. 4 Fair, Bouncing Fish non entra, attenzione. Entra di Apeir qui, però viene scudato da parte di Ness, vediamo. Dina Mirror potrebbe portarsi in Grand Final contro Mar Forever grazie a questo match. Ancora il Fair, di nuovo Fair, dovrebbe connettere con il Bouncing Fish nel caso dovesse riuscire a mettere una combo YouTubers più lunga di... Ah, arriva intanto il match Tyler, degli YouTubers nel torneo a coppie, ricordiamo Tyler e... Match a coppie! Tyler e Looney stanno facendo il match, il team insieme, per chi è qui appunto per Tyler e Looney, lo dico. 96-69, 102% invece, ancora il Piggy Thunder a dare molto fastidio qui a Danzi, vediamo... Prova! Questo down air un po' azzardato. Cioè, sì, dangerous. Si è beccato. Vediamo. Oh, prova la B. Però non, è, non entra. Attenzione, ecco, perché qui back throw kill. Sì, infatti. Potenzialmente ultima vita della winner bracket per Danzi. Prova al Bouncing Fish che non entra. Attenzione al down B, all'up B che però entra. Questi vanish fortuiti, diciamo. Bello questo back air da parte sua. Prova ancora. E ancora il Bouncing Fish. E c'è la B. Bellissimo spike, questo vanish, però ancora Ness vive. Ness è vivo, attenzione, ancora la B. Riprova il down throw che poi segue con la stringa di Fair, bravissimo qui Dina Mirror. Ancora stringa di Fair, prova il side smash che però viene anticipato dal back air e prova la Bear qui, Danzi che senza non entra, attenzione. Vediamo. Bello, cerca un jab nella grab. Strano, prova il jab. Non ha pulito per questo. Ness sa vincere senza back throw? Beh, c'ha la Bear, c'ha il back air, ce n'è di roba per vincere. Attenzione, 34-159. Votazione 3, Dr. Purgess in Max. Situazione un po' bruttina qui per Danzi. Sì, assolutamente, Ness ha alta percentuale e con quella rage e ha portato Sheik a 60. Sì, con il rage effect potrebbe davvero fare qualche scherzetto a Danzi, vediamo, 72-166. Potrebbe esserci una grand final diversa da quella degli ultimi tre tornei romani. Adesso se lo grabba al board è finita. Attenzione, sì, a questo punto sì. Vediamo. Quasi morto. Ancora no, però. Danzi inizia a aver timore a cercare l'upstage. La cosa non è buona. Qui c'è veramente paura. Andiamo, 86-184, prova neutral air. Ancora, bello questo deck da parte di Danzi. Prova ancora il Fair a questo punto di F-Tilt. Riesce ad entrare. L'ultima spiaggia per Sheik. Eh sì. Adesso è dura, 97%, però il matchup... Sì, 97%, attenzione. Vediamo, sta succedendo nulla in questo momento. Sì, si stanno girando un po' attorno. Cioè, se sto semplicemente succedendo qualcosa sullo schermo, ma non mi sto capacitando di cosa. Vediamo, down throw, up air. Classica. 97-46. Attenzione, perché arriva il back throw. No, ancora no.
114 a 49, 2-1 ricordiamo per Dinamirer, che a questo punto commetterebbe il 3 e finire la partita. Infatti succede così: Dinamirer batte Danzi per 3-1 e quindi Dinamirer andrà a scontrarsi in Grand Final contro Mar Forever. 3-1 per Dinamirer. No, fermate. Prima, adesso andiamo del loser bracket. A Grand Final, a Winner Final no adesso. Marta, vieni qua. No, la finale la dovete giocare dopo, tranquillo. Sì, sì. Ti vedo un po' stanchino, un po'. Che è successo? Devo andare a dormire per i bambini. Ho capito, però ci devi vincere sto torneo, Mart, se no.